firma digitale remota e autenticazione forte. Qual è lo stato dell'arte attualmente nel mondo bancario italiano? Lo stato dell'arte è che in questo momento stanno partendo i primi progetti in produzione, quindi dopo una fase di circa 10 mesi in cui ci sono stati vari progetti pilota, oggi abbiamo visto l'esempio di una prima banca media, Deutsche Bank, che ha presentato la sua soluzione di cui sono molto soddisfatti, e molte altre banche sono, se vogliamo, subito dietro questi primi apripista. Qual è secondo lei lo scenario che possiamo intravedere a breve e medio termine? Nel breve termine molti altri istituti bancari seguiranno l'esempio dei primi innovatori in quest'area, perché sicuramente i vantaggi in termini di sicurezza sono significativi e quindi anche deterrenti rispetto alle frodi. Nel medio termine ci si auspica che le banche si consorzino fra di loro ad evitare l'eccessivo proliferare però di dispositivi di autenticazione, e da questo punto di vista InfoCert, mentre nel breve termine può con la propria esperienza pluriennale aiutare le banche a vincere tutte le inerzie al cambiamento, nel medio termine si può anche proporre come player per un consorzio di banche, ovvero anche di enti terzi che hanno bisogno di una certificazione della controparte, quale ad esempio chi offre applicazioni in cloud, per autenticare in modo sicuro le controparti.